Siamo al telefono con Giorgio Cremaschi, che è stato in Val Susa ieri, ha assistito e ha partecipato ai blocchi stradali e a notizie fresche, anche purtroppo drammatiche, di questa notte. Io ho partecipato fino a circa le 8, 8:30 e poi siamo andati via, sono con altri e lì è rimasto il presidio. Io l'ho documentato, voglio sottolineare che la resistenza che c'è stata ed era assolutamente non violenta. Poi a partire dalle 9 non è che ci sono stati gli scontri come stanno documentando senza documenti le principali reti televisive. C'è stata un'aggressione violentissima da parte delle forze dell'ordine, sono state ripetute cariche che sono andate avanti durante tutta la notte, una buona parte della notte. Ci sono stati, c'è un bar che è stato invaso, danneggiato, ci sono stati lanci di lacrimogeni all'altezza Duomo, ci sono stati persone bastonate, tutti i dirigenti di Notav sono stati bastonati, molte persone sono pronto soccorso, ho notizie anche di persone anziane che sono state colpite. A proposito della vicenda che è diventata un po' un emblema, rigido ordine del giovane che prendeva in giro il carabiniere, quando non c'erano più le telecamere nel buio, la nostra amica e compagna Nicoletta Dosio, una delle anime del movimento Notav, è stata prima bastonata e poi dopo è stata fermata e poi è stata anche insultata selvaggiamente da qualche agente, non so chi fosse, non è stato in grado di dircelo. Quindi è stata una notte terribile, una notte terribile dove si è cercato e si è voluto dare una lezione. Io dico semplicemente che mi pare evidente, ho avuto modo di assistere a una cosa simile anche sabato sera alla stazione di Porta Nuova. Si vuole cancellare le iniziative del movimento, la sua resistenza sostanzialmente non violenta, si vuole cancellarlo con operazioni come queste che chiamano allo scontro, alla militarizzazione e a tutto il resto. Ma che clima si vive nei Fatto presidi? gravissimo, io voglio sottolineare che qui siamo di fronte a una sopraffazione terribile. Anch'io penso che la Valle Susa stia diventando una cavia, stia diventando una cavia, un laboratorio di cancellazione della nostra democrazia. E credo che per questo bisogna mobilitarsi a sostegno del popolo Notav, della loro lotta, e bisogna sostenerla fino in fondo. Se noi guardiamo i giornali, la disinformazia terribile che c'è oggi sui giornali, su quello che sta avvenendo, credo per chi c'è fa venire i brividi davvero, perché si passa dal fatto che delle aggressioni giornalistiche non ci sono state sostanzialmente, a me non risultano. Io comunque sono stato lì, c'erano tutti i giornalisti che hanno potuto, anche quelli che hanno scritto articoli di fuoco, che erano in mezzo alla gente, parlavano, discutevano, quindi onestamente penso che si stia costruendo davvero un meccanismo incredibile di disinformazione. Basta vedere i titoli dei giornali. Chi c'era dice che c'è stata non scontri, ma semplicemente una lunghissima caccia all'uomo che è durata tutta la notte. E poi invece se uno si vede i titoli dei giornali, l'assalto dei Notav, ecco. Però ripeto, tutto questo è un pezzo, l'altro pezzo è la sopraffazione incredibile che viene compiuta occupando militarmente un intero territorio, occupando territori che sono di persone in carne ed ossa, facendo quindi un vero e proprio esproprio, facendo operazioni diciamo così, di militarizzazione del territorio. E voglio anche ricordare che a proposito di tutto questo c'è ancora una persona che lotta tra la vita e la morte, Luca Abba, il quale faceva resistenza non violenta,
Lui è salito su un traliccio, non ha fatto altro che questo e rischia la vita per questo. Quindi mi pare evidente che si sta cercando di costruire una condizione di assoluta intolleranza. E io credo che gravi sono le responsabilità politiche. Io non me la voglio neanche prendere, non voglio entrare nella logica di prendermela con i poliziotti, eccetera. Io so che c'è la politica che è capace solo di agire con i carabinieri. E questa è la crisi della politica italiana. Tu che sei stato insieme ai movimenti, seduto in mezzo alla gente, qual è il clima che si vive nella popolazione della Val di Susa? Ma non molleranno sicuramente, non molleranno, c'è la voglia di resistere, resisteranno, io credo che le cose di questi giorni aumenteranno la determinazione a resistere e credo che questa determinazione vada sostenuta perché fa parte, ripeto, di una grande lotta per la democrazia. A me colpisce molto quando in Italia si guardano le democrazie in tutto il mondo, la crisi democratica in tutto il mondo, anche giusto a volte, ma non in casa nostra. Si tifa per quelle popolazioni agricole cinesi che non so, lottano per impedire una diga, o per quelle popolazioni indiane che hanno contestato un devastante stabilimento Fiat in una zona agricola. In quei casi ci sono stati interventi, sostegni, movimenti dei diritti umani lontano da noi. Oggi, ripeto, c'è una sopraffazione totale, perché ci possono anche essere, ci saranno anche quei dissensi su questa, quella operazione, anch'io non condivido tutte le cose che vengono fatte, ci sono scelte, diciamo così, che possono non essere accettate, ci sono anche momenti in cui nella confusione si fanno errori, questo è sicuro, però io so che la popolazione della Valle Susa liberamente, al di là di come opporsi, liberamente nel suo pensiero, nel suo cuore, nelle sue valutazioni è contraria a quest'opera e quest'opera avviene imposta a un'intera valle e non c'è un'argomentazione tecnica. Io mi colpisce che questo governo tecnico sia incapace di qualsiasi vero confronto tecnico. Ci sono 360 tecnici di valore che hanno dimostrato l'inutilità, i costi dell'opera, si dicono assurdità panzane, penso il governatore Cota che ha detto dobbiamo impedire l'isolamento del Piemonte, ma dove vive? In quale Piemonte vive? La ferrovia c'è già, è una ferrovia a doppio binario, è un doppio binario è un doppio binario che viene utilizzato credo al 15 o forse anche meno per cento delle sue potenzialità. Ci sono due autostrade, è una valle strettissima, voglio dire, la preoccupazione di massa c'è ed è una preoccupazione per l'ambiente. Si dice la Francia ha deciso, la Francia ha anche deciso il nucleare. Ci dimentichiamo che noi in Italia abbiamo detto no al nucleare, è lo stesso partito. La verità è che un anno e mezzo fa il popolo dei beni comuni è riuscito a far sentire la sua voce con un referendum e io credo che sostanzialmente solo perché c'era quella possibilità, quella di esprimersi, le principali forze politiche eccetera, a un certo punto si sono schierate per il sì, ma sostanzialmente nel loro cuore i gruppi dirigenti delle principali forze politiche sarebbero stati sull'acqua così come sono oggi sulla TAV, sulle stesse posizioni. Quindi c'è un rifiuto della politica, è una politica che viene sostituita dall'occupazione militare, dall'intervento delle forze armate. È bene ricordare che ci sono anche gli alpini che sono reduci dall'Afghanistan, tra gli altri, a fare i presidi di alcune zone della Valle Susa. Quindi io credo che qui c'è una sperimentazione di un sistema che abbandona progressivamente la democrazia attraverso un'intolleranza e una faziosità terribile. Quindi ribellarsi a tutto questo è assolutamente indispensabile. Grazie a Giorgio Cremaschi. Grazie. Noi daremo i documenti in questa ora.
stanno andando. Cosa cambiamo? Mia. Se rimane una sola persona per riprendere i commenti, vuole rimanere. Ok. Andiamo. Alberto, quanta gente c'è? C'è gente fino in fondo. Minchia! Oh, mi sono fatti autogol, sta gente! Abbiamo già vinto! 1-0 per noi, pagliacci! Non volevamo